mondo è stato sommerso d'acqua, gli oceani si sono scaraventati sulla nostra terra e ora dove un tempo c'era brulicare di vita c'è soltanto una vasta distesa d'acqua. A questo punto toccherà a me mettermi la mia fida maschera da sub per nuotare in questo vasto oceano di Minecraft. Signore e signori, benvenuti nel bagnatissimo mondo di Seopolis! Attenti a non sprofondare, ragazzi! Ed eccomi qui, ragazzi, sono in un cubo d'acqua tutto blu sotto i ghiacciai del Polo Nord. Guarda, ci sono pure gli orsi polari! Io non so come tornerò lì fuori, ma una cosa è certa, devo sopravvivere qui dentro. Come potete notare davanti a noi abbiamo un bellissimo albero di quercia della sirenetta, me l'ha regalato lei, era una delle mie tante amanti. Comunque adesso quest'albero noi dobbiamo scartavetrarlo per prendere risorse, subito picchiamolo alla vecchia maniera. Ecco qua, dannato albero che sfida le leggi della fisica, come si permette a sfidarle? Adesso gli do una lezione che se la ricorda. Abbiamo una serie di obiettivi per sopravvivere qui sotto fino ad arrivare a mangiarli i vermi. Primo obiettivo era fare gli alberi, questo mi ha dato del fertilizzante. Questo ci permetterà di piantarne altri. E un'altra cosa che possiamo fare, beh, ragazzi, una crafting table blu! Come il mio colore preferito! Questa la andiamo a mettere qui, che poi ci sarà utile per altre cose. E abbiamo così sbloccato un altro obiettivo che in cambio mi dà... Posso scegliere l'uovo di un amichetto qui sotto, non saremo più soli! Io scelgo Donald. Non mi dire che se adesso metto quest'uovo esce veramente Paperino. No, vabbè, ragazzi! È Paperino versione anatrocolo! Veramente sono qui sotto l'oceano con Paperino? Se lo raccontassi ai nipotini non mi crederebbero. E i miei nipotini si chiamano qui, qua, qua. Dato che all'inizio non sono riuscito a prendere un alberello, mi tocca usare gli item di emergenza. Adesso me ne daranno uno nuovo fresco fresco dal botanico. Oh, eccolo qua, che bellezza. Lo ripiantiamo e con il nostro fertilizzante magico degli oceani... Mi è esploso in faccia un albero. E allora continuiamo a piantarli e a farci risorse per sopravvivere in questo mare che non mi permette di respirare. Paperino, smettila di rompere il panino. Oh, e così rompendolo mi ha dato i bastoni. Uno a te e uno a me. Sto scherzando, Paperino. Allora, con questi bastoni, in teoria, dovremmo riuscirci a fare il crook. L'uncino, tipo quello che tiri su raft. Ecco, volete vedere come funziona? Adesso io lo utilizzerò su questo albero e inizio a spaccare tutto e mi dà un sacco di materiali in più. L'uncino è fantastico per prendere e per spelacchiare questo albero. Io ho fatto lo scalpo a quest'albero! Adesso mi sono anche sbloccato un nuovo tipo di albero con le ricompense. Quale scegliamo? Proviamo quello giallo PD. E già che ci sono, ragazzi, a questo punto sbblocchiamo pure la chest. Oh là! Una chest blu e un crafting table blu! E per la mia sanità mentale l'andiamo a fare doppia. Per fortuna ho fatto anche un'ascia, così possiamo tagliare questo brutto mariuolo più in fretta. E dato che abbiamo un nuovo albero giallo pipì, possiamo piantare questo che sarà ancora più bello! Guardalo! Guardalo, Paperino! Beh, se è giallo dovrebbe darci le mele d'oro, no? Sì, mi ha dato la mela d'oro! No, è una mela gialla. Ma aspetta, e se io spaccassi il vetro per uscire? Potremmo fare così per andarcene, fammi un attimo provare. Oh, cacchio! Ok. Cattivissima idea. A quanto pare l'acqua è tossica! Tossica dipendente come te! Ma qui nell'oceano dobbiamo anche nutrirci, mangiare ed espandere la base. Sì, questa base si può espandere in tante varie sezioni se troviamo le chiavi. Vai! Parti per sfortuna! Allora, mio Peperino, andiamo a fare un'altra cosa. Allora, adesso devo fare queste due cose, la rete per catturare i pesci e in quest'altro modo invece possiamo fare la retona che prende anche i megalodonti. E dobbiamo stare attenti qui sotto perché ci sono anche brutti pesci giganti che vogliono mangiarmi. Adesso dobbiamo fare il collezionatore di roba e si fa proprio in questo modo. Pacca, qui metti questa qui. Oh, oh, vedi, siamo riusciti a prendere l'acqua. Altrimenti era un casino. E ora che c'è l'acqua dentro possiamo mettere questo, questo. E sta andando, ci darà le risorse necessarie per mangiare. Ah, mi sta dando dei legnetti. Ok, forse mangiare roba buona dovremmo aspettare purtroppo. Però proprio come su raft, vi ricordate i legnetti per farsi la base? Con i legnetti possiamo fare una serie di item come il secchio, le cesoie e l'opera.
Qua c'è anche una botola, posso scendere? Ma se scendo per di qua, è tossica? E uno, e due, e tre! Ok, no, era veramente troppo pericoloso. Con questi legnetti adesso possiamo costruire delle cose utilissime per sopravvivere ancora più a lungo. Infatti posso farmi delle cesoie bellissime, un utilissimo secchio. Scusami Chest, devo spaccarti un secondo, non volevo farlo ma devo. Adesso facciamo il nostro cavolo di hopper che si mette una chest dentro e abbiamo questo fantastico hopper che non so cosa potrebbe servirmi. Oh, ha cagato di nuovo! Dai, 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 gira la ruota! Vai a cagare. Piscio o acqua? Piscio o acqua? Piscio. Ha più proteine. Fertilizziamolo, guarda che bello alto quest'albero, si cammina. E dovrei farmi anche un coltello di legno! Te lo sbattacchio sul becco! È fortunato! Avevo voglia di anatra arrosto, ma non credo che un coltello di legno mi possa far mangiare Paperino. Prima o poi però finirà sempre con me. Ed è per questo che adesso noi abbiamo ottenuto le cesoie, perché con le cesoie possiamo diventare il parrucchiere di fiducia di questo alberello. Perché devo prendere tutto questo ben del cielo? Perché? Beh, ovviamente ragazzi, perché queste cose, se le sostituisco a quello sotto inutile filtro e ci metto questo, mi darà altro, in teoria mi darà del cibo. Vediamo se me lo dà, vediamo se me lo dà. Oh no! Veramente mi ha dato un verme. Uno schifoso inutile verme? Non mi dire che si può mangiare. Proviamo. È sempre più brutto. Tra un po' berremo l'urina, ceneremo con le... No. Là c'è qualcosa, potremmo andarci dopo. Perché noi dobbiamo... abbiamo l'obiettivo, abbiamo il dovere morale di uscire da questa gabbia di vetro, Paperino. Ora devo farmi questo oggetto, vedete, con il verme si faceva. Tre bastoncini sopra, una cosa qui al centro e il vermetto. Ok! Abbiamo una trappola per pesci, a loro piacciono tanto i vermi, io non so come fanno. Spero di non rincarnarmi mai in un pesce, signori. Ah, vedo che funziona! Si decide a darmi del cibo decisamente più di qualità. Pesce fresco, gratuito, che costa tantissimo al ristorante. Tanto che lui fa, noi possiamo sbloccare qua, possiamo farci le torce e finalmente il pesce che ci darà un nuovo paperello. Paperino, ti darò un amico! Paperino! Non so... No, però si moltiplicano i problemi perché poi mi faranno fastidio le orecchie. No, ragazzi, le mie povere orecchie. Quindi ho preso Nemo. Ecco chi l'ha preso, sono stato io il cattivo. Ho preso Nemo! L'ho innamorato. Si è mangiato Nemo. Fine del film. Cacchio, quindi con Nemo adesso prendo... Daffy Duck. Non ci credo, abbiamo... Oh! Cioè, è come se la Marvel e il DC Comics si fossero uniti. È assurdo, abbiamo Paperino e Daffy Duck nello stesso universo. Domani piove. Il pesce poi è utilissimo perché se noi lo mettiamo nel tagliere e usiamo il coltello, ci dà del pesce ma anche delle scaglie di pesce. E se metto questo qui, mi dà la bommia, ecco cosa serve il pesce. Quando l'hai tagliato lo prendi e lo trasformi in bommial. E fammi provare una cosa, se io metto il pezzo d'osso e lo taglio, mi dà delle ossa! Siamo ricchi sfondati, con le ossa posso fare di tutto. Posso anche fare un coso che mi fa crescere subito gli alberi. Quindi se adesso noi facciamo così, abbiamo questo fantastico oggetto che una volta piantato un alberello piscioso, lo uso, bam! Un secondo e non ci servono più queste, te le puoi mangiare tu. Bubblegum! Abbiamo completato tutto il primo capitolo e ora si va al secondo, ovvero quello delle chiavi segrete. Perché sì, come vi ho detto, le stanze qui si possono espandere. Io mi sento veramente stretto con due anatre che non mi fanno dormire la notte con il loro casino. Grazie. E allora intanto dobbiamo fare un martello. E il martello sulle gengive lo darei a tutti. Olla! Con il martello ora vedrete, possiamo rompere le ossa. E così ho una chiave. Guarda che belle. Ora con la chiave devo romperla malissimo perché questa chiave non apre niente. Devi prima metterla, poi spaccarla e ti dà dei frammenti di chiave. Se faccio così ho la chiave del corridoio. Quindi se io voglio un corridoio ad esempio qui... Bam! Abbiamo un bellissimo corridoio che possiamo ampliare e fare un'altra stanza parallela. Ci sono un sacco di tipi di chiavi diversi e ognuna fa una stanza diversa. Vediamo la stanza alta. Bam! Guarda! È molto più alta del normale, è altissima. E anche per di qua ne ho fatta una, quindi possiamo andare avanti
a costruire alberi. E qua come faccio però? Se io voglio piantare tipo un albero, mi serve... Aspetta. Forse mi serve la... Si fa con un frammento. Se metto un frammento, ho le chiavi che rimuovono i blocchi in sé. L'ho rimosso. Così spaccandolo posso piantare un altro albero, tipo gli alberi neri, della dirt nera. Occhio a non cadere. Paperino, non farlo. Paperino, non farlo. So che tu, quando vedi un buco, ti ci fiondi. Nella cesta... Veloci. Vediamo. Bam! Uso la mia wanda dello spirito del tempo. Bam! Funziona benissimo. E ora possiamo farmarci alberi e vivere nella natura tutti assieme. Che bellezza. E infatti ora posso andare anche per di qua, così non vi sento più. E godo. Cosa fare in questa stanza? Beh, adesso finalmente è giunto il momento di andare nell'età della pietra. Anche se sembra una cosa che stiamo tornando indietro, stiamo andando avanti. Devo tornare qua da voi. Uso il mio coltellino di legno. No! È Paperino! No però! Stavo per tagliarti un'ala. Ecco qua. Se andiamo a far così, possiamo ricevere queste bellissime lische di pesce che ci potenzieranno a gonfie vele. Sentite, potete levarvi che sto lavorando? Molto bene, molto bene. Adesso mettiamo le lische di pesce qui e abbiamo il coltello magno che magna tutto. Ragazzi, una bellissima croce santa che ci aiuterà a fare il raccoglitore estremo. Questo è il raccoglitore deluxe, è proprio di marca. Sostituiamo quello vecchio di fango e melma e andiamo a potenziare. Se andiamo a mettere un cespuglio, ora dovremo ricevere anche i sassi, perché si impigliano nei cespugli, per qualche motivo loro vivono lì. Ecco qua già i primi. E i sassi messi assieme, tipo questi quattro qui, se andiamo a metterli qui dentro, abbiamo la cobblestone. È magia! Questa è magia! E se prendiamo abbastanza cobblestone adesso, possiamo farci la fornace e tutti gli altri oggetti. È bellissima sta cosa. Finalmente possiamo cucinare, non prenderò più la salmonella dai salmoni. Questi dovrebbero bastare, infatti, guarda qui. Bam! Mettiamo in forno un bel paperino. Me gusta, gusta, gusta al mio pancino. Adesso dobbiamo fare un tavolo che ci permette di fare la carta, perché con la carta potremo fare l'armatura del sommozzatore! Per avere carbone, se Minecraft non mi inganna, è facile fare il carbone. Basta mettere della legna ad ardere e quella ci darà blocchi di carbone. E con le stringhe posso farmi la leafy mesh. E con la leafy mesh posso finalmente farmi la nuova cosa. L'aglienozzo tavolozzo! Come si fa la carta? Si fa con i pezzi di legno. Ah, era logico, era logico. Questo gioco è molto logico. Chi ha detto che Minecraft non è educativo? Io quando mi troverò in un'isola deserta potrò sopravvivere benissimo. Quattro pezzi di legna ti fanno la carta, no? Bam! E abbiamo la carta. Ora questa carta va bagnata. E per bagnarla dobbiamo mettere dell'acqua. Si può mettere? Ok, mamma mia, pensavo che mi avrebbe scartavetrato tutto. Funziona, ok, sto bagnando la carta, ma poi va asciugata la carta. La devo mettere nel fuoco? Perché vedi, è logico, perché il legno, no, il legno è duro, ma se lo bagni diventa morbido. Poi quando diventa appiccicaticcio lo asciughi e ci puoi scrivere sopra e diventa carta. Credo che dobbiamo levare l'acqua, quindi la riprendo con il secchio. Bene. E andiamo a mettercelo qui. E adesso si asciuga il tavolo di... ovviamente lo metti nello stendino. Nello stendino lei sta là, fa la tonna spiaggiata e ci ridarà la carta pulita. Ora il carbone ricevuto lo divido in tanti piccoli carbonelli. Carbone nero. Ok, un pezzo di carbone ci dà il carbone nero. E il carbone nero ci darà un'armatura. Questo non so il perché, ma funziona. Prendiamo altre risorse, potentissimo. Quanta carta ho? La mettiamo così. Bah! Ora con le leafy string te le butti così. Pezzo di carbone circondato dalle leafy string. Mi faccio questa armatura e divento uno Spartan di vento. Secondo voi 43 bastano? Bam, bim, bom, sbom. E sono quello di Bioshock, il protettore delle sorelline. E niente, quindi adesso l'acqua non è più tossica in teoria. Se io spezzo qui, posso starci senza problemi, non mi uccide. Vatti a fare un bagnetto, vatti a fare un bagnetto. Vediamo cosa succede se la butto in acqua. Ah, se lo può fare, bene, così tu devi farmi da palo, ok? Devi dirmi se arrivano gli squali. Ok. Ancora una volta, ciao ragazzi!
Vedo la fortezza, dobbiamo prendere subito il loot. Questa è la mia base, mamma mia che roba. Non so se posso salire perché sopra di noi c'è praticamente, se guardo la mappa, l'Antartide. Eccomi qua, ho docchiato la preda e adesso dovremo trovare il tesoro. Il tesoro di sette mani. Oh no, c'è anche uno spawner bruttissimo, non so di cosa. Mamma mia, guarda quanti loot! E l'argilla, signori, l'argilla. Dai, torna, Gabibbo, torna! C'è anche un villaggio là sopra, ma che cacchio di luogo è? Cosa succede? Posso uscire? Posso uscire, però mi fa male? No, vabbè, l'aria è tossica. L'aria è tossica! Niente, sono costretto a vivere sott'acqua, circondato dalle balene che si sono mangiati i geppetti. Mamma mia, l'argilla in forno e ci becchiamo anche i brick e mi faccio il vasetto. E posso anche piantarmi items. Possiamo usare le chiavi per andare ad ampliare ancora di più la casita. Ora facciamo un'altra stanza normale, magari qui. Bam! Dovrei avere un sacco di uova ormai. Guarda qua che me le cagano. A scoppio. Vogliamo dare un altro amico? Vogliamo dare un altro amico? Vediamo se esce. Dai che esce. È uscito! La papera gialla! L'ho incastrata lì dentro perché non voglio che gironzoli per la base. Così impari, papera gialla. Scusa. Stavo scherzando. Ma se metto una fornace qui e faccio così... Abbiamo uno smoker! Questo dovrebbe, seccare le kelp. E con le kelp seccate ti fai altri oggetti. Eh sì, me li dà quelle brustacchiate. Quindi andando a mettere le kelp mi danno questo porta kelp. E non so cosa serva. Mi permette di fare del muschio selvaggio. Ho il muschio. Let's go. Muschio. Ok, ora che ho il vaso, sono riuscito a fare un altro mini vaso, gigante vaso. Qua ce lo puoi piantare il seme, no? Come fai? Ah, puoi far crescere altri alberi, forse. Va bene, però, abbiamo fatto una bella base. Siamo sopravvissuti più di quanto pensassi qui sotto nell'oceano. E allora, per tentare la fortuna, vado a fare un'ultima spedizione per vedere se riesco a trovare qualche altro. Un tempio marino, vai. È pieno di roba. No, vabbè, guarda quel tempio di Poseidone. Non ne ho mai visto uno così bello. Dai. C'è una cesta. Mamma mia, guarda che cosa avevo. Tutte le chiavi del mondo. Ma morirò male. Se non trovo una... Se non trovo qualcosa, morirò male. Cos'è sta roba? Dei pipe, guarda qua. C'era di tutto, cioè abbiamo vinto. Abbiamo assolutamente vinto. Io posso anche morire, perché abbiamo trovato un sacco di oggetti. C'è tutto il ben del cielo. C'è anche l'Ender Pearl. Tu puoi farti l'Ender Pearl. No, vabbè, abbiamo masterato il gioco. E in teoria, se vado qua, dovrei poter sopravvivere. Dai, su sto blocco. Di solito ti danno ossigeno, vero? Sì. No, però mi brucia. Oh, cavolo. Beh, ragazzi, direi che mi sono ambientato. Possiamo dire che sono finalmente diventato ufficialmente un pesce. E allora, ragazzi, direi che dobbiamo festeggiare con una canzone. In fondo al mar, in fondo al mar, sono felice di sopravvivere. In fondo al mar, col mio piccone di diamante. In fondo al mar. Buone vacanze! Da 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 da